25 anni di belle cose, di belle soddisfazioni. Abbiamo lavorato tantissimo per poterle avere, però nel tempo ci siamo riusciti. Angelo Grossi è il papà del calcio a Grottolilla da 25 anni e il presidente della Libertas, compagine che sarà impegnata anche quest'anno nel prossimo campionato di terza categoria. Si impegna quotidianamente anche per regalare alla comunità grottolellese un nuovo campo sportivo. Sì, grazie al comune mi sembra che siamo arrivati a delle conclusioni. Abbiamo il campo sportivo ben messo, insomma funzionale, che ci dà la possibilità di giocarci sopra, non solo noi, ma se vorranno venire altre società, a noi fa sempre piacere. Negli anni ha rinforzato anche il senso di appartenenza della comunità verso i colori biancorossi. È una forte miscela che si è composta tra i tifosi e la società. Tanto è vero che molti di questi che rappresentavano ed erano tifosi adesso giocano insieme agli altri ragazzi. E poi il continuo impegno nel sociale, ecco cosa dice ogni anno, prima dell'inizio del campionato, a tifosi e giocatori. Mi dico sempre una cosina, in qualsiasi momento con i ragazzi, lo sport lo si deve amare, non bisogna essere semplicemente tifosi. Bisogna prendere la parte bella dello sport, del calcio, e avere rispetto anche e soprattutto per gli avversari.